sono stati sempre eccezionali, sia in casa che fuori. Ci hanno sempre applauditi, anche forse nei momenti molto difficili. Perciò mi auguro che anche domani siano con noi. E alla fine della partita dargli qualche soddisfazione, questo è importante. Da spallino storico, quanto fa male insomma vedere le cose che si sono viste martedì, mercoledì, giovedì? Guarda, fa molto male. A me dispiace, perché quando sono rientrato quest'anno avevo promesso al pubblico di Ferrara non tanto vincere, ma riacquistare quella credibilità che la SPAL non ha più. Purtroppo ho sbagliato anch'io, ho sbagliato valutazioni, eccetera, eccetera, però sicuramente in buona fede. Mi dispiace perché anche quest'anno abbiamo tanto criticato gli altri e poi noi abbiamo fatto uguale. E questo, cioè, mi rende... mi incazzo, perché purtroppo è andato così. Scusate la parola, ma è così. Bisogna portare pazienza sperando che il futuro sia migliore, perché per vincere i campionati, per andare bene, l'importanza della società è fondamentale. Noi purtroppo abbiamo avuto qualche problema e siamo ancora qui a lottare. Ecco, il futuro, diceva, tante chiacchiere si sono lette, si sono... Sì, perché tutti i giorni leggo sui giornali qualcuno che... Io mi auguro che tutto questo possa succedere. Sono contento che l'assessore dice, gruppo ferrarese, benissimo, che si facciano pure avanti. Che... Il problema del presidente non è un problema assoluto. Quando ci sarà un gruppo che vorrà entrare, io sarò il primo che mi metterò da parte come presidente. Perciò la poltrona del presidente sicuramente per il futuro è libera. Non c'è nessun problema. Sono uno che... Cioè, mi piacciono le cose fatte per bene e cose serie, non chiacchiere. Le chiacchiere non mi sono mai piaciute e non le farò mai. Posso sbagliare, quello sì, come possiamo sbagliare tutti. Però... Hai avuto un confronto in questi giorni con Benasciutti? No, con Benasciutti ci sentiamo per telefono. So che lui non sta molto bene, questo è vero. Però lui abita a Ravenna e indubbiamente, stando poco bene, si ferma là. Lo sento, cioè, giornalmente. Domani c'è? Oddio, questo non te lo so dire, penso di sì. Penso. Cioè, non vedo perché non dovrebbe venire. No, infatti, è solo che gli si prepareranno, secondo me. Cioè, ci sarà un po' di confusione, tu dici. Ma speriamo di no, speriamo di no, perché, ripeto, sbagliare si sbaglia tutti. Noi, io per primo, abbiamo sbagliato. Io chiedo venia perché è una cosa che ci credo fondamentale, la ritengo fondamentale. Cioè, quella di, cioè, la SPAL deve riacquistare quella credibilità che ha sempre avuto. Non andare per dire il calciomercato e trovarsi a dire che no, io non vengo. Non mi è mai successo, mai. Perciò spero che nel futuro la SPAL possa essere ancora questa. Ecco, i giocatori hanno detto, come anche il mister, insomma, noi tra domenica giochiamo, vogliamo vincere, cerchiamo di arrivare ai playoff. Insomma. Il gruppo, ripeto, come abbiamo sempre detto, il gruppo è sano. È chiaro che ognuno giustamente fa i propri interessi. Loro avanzano dei soldi, degli stipendi arretrati. Sono sicuro che o Benasciutti o chi arriverà sicuramente sistemeranno tutto, però purtroppo anche loro devono portare pazienza e finire il campionato nel migliore dei modi, perché sinceramente a 4 giornate abbiamo 54 punti con i problemi che abbiamo avuto giornalmente. Voi siete qui tutti i giorni a vedere, sempre tutti i giorni c'è, salta sempre fuori qualcosa di nuovo. Questo è ora di smetterlo. Giochiamo, ma dopo questa mancano 3 partite, poi si faranno i conti. Giacomese, leggo anch'io sui giornali, sapete più voi di quello che so io. Però, ripeto, penso
cioè che il nome di Colombarini, di Walter Matthioli, sicuramente non sono, cioè, discutibili assolutamente. Magari potessero essere interessati a questa società, magari. Sarebbero sicuramente ben accolti, ben accolti. Cioè, Colombarini è un nome troppo importante. Walter Matthioli sta lavorando da 10 anni in questa società. Insomma, bisogna veramente dirgli bravo, perché dopo 10 anni è riuscito a portarla in C2. Ragazzi, non è un'impresa da poco. Perciò complimenti.